San Bernardino, ecco, uno va alla Basilica San Bernardino, e questa è una guida turistica, ho preso lì quelle che si chiamano gratis, diciamo così, e uno va a leggere e legge quella del Romanelli, che ha fatto praticamente la tete, come si dice, dove era conservato il corpo del santo, bottino di guerra dell'invasione francese 1799, quando il corpo del santo fu profanato e gettato irriverentemente sul pavimento. Chi ha approfondito ancora meglio queste cose ha visto, per esempio, gli hanno fratturato il cranio, cioè dopo, dal 1444 era morto, che bisogno c'era lì? Era già morto. Le membra le hanno ricomposte dopo tanti giorni. Scontro di civiltà. Lì uccisero 27 frati. Uno di questi, indovinate come si chiamava? Io non ho letto il libro. Dal necrologio dei frati, dunque la notizia è necrologio della provincia minoritica abruzzese, 23 maggio, eccetera, ci sta anche fra Pasquale da Tornimparto. La storia mi condanna prima o poi a fare una brutta fine, praticamente. E ci furono, non esagerando, comunque morì anche un tornimpartese, un certo Francescangelo Colaiuta, che tra l'altro figurava tra quelli che invece contribuirono alla sottoscrizione che aprì Ferdinando IV, perché della guerra se ne parlava già, no? Dell'arrivo dei francesi dal 96, 97, 98, e quindi già stavano recuperando cavalcature, vetturini, come si chiamavano, muli, eccetera. Già allora si capì qual era lo spirito. Contribuirono più che altro i poveracci. Cioè i liberali, diciamo, chiamiamoli liberali da allora, la borghesia si guardò bene dal contribuire a mettere a disposizione delle cose, tanto per dirne una, quindi già si capiva il tale. Mentre invece, questo è interessante, questo l'ha riportato uno storico di Città Ducale, che purtroppo pure lui è passato a miglior vita, Andrea De Nicola, cara. Questo Andrea De Nicola stava alla deputazione di Storia Patria, e in occasione del 200° del 99, quindi nel 1999, praticamente ha riportato, lui ha trovato un opuscoletto avviso interessantissimo agli italiani sulla sorte, che era per dare la Francia alle loro nazioni ordiere. Il raro opuscolo è in archivio domestico di Lolli Benigni di Foligno, cioè praticamente questo c'aveva nel suo archivio personale, e l'ha trovato Andrea De Nicola. Sentite che cosa dice come raccomandazione il direttorio: la Francia non ha bisogno di braccia forastiere, perché i giacobini del posto si mettevano a disposizione delle truppe che arrivavano, no? Francesi forestieri, per soggiogare i suoi nemici, ma ella ha bisogno della ricchezza dei popoli vinti, cioè veniva a rubare proprio. Perché qua a Napoli, che sono forti a Napoli, dicevano: chi tenu pane o vino ad essere giacobino. Cioè già si sapeva che socialmente chi teneva pane o vino era giacobino. La libertà dei fratelli, tu a roba a me e io a roba a te. Anzi, a Milano addirittura, forse meno a Milano, dicevano libertà, egalità, fraternità, i francesi in carrozza e non a piedi. Cioè noi a piedi, loro in carrozza, insomma, tanto per dirlo. Poi in ogni parte ci avevano richiamato un qualcosa del genere. E quando lungo le pendici, non so se ce l'avete presente, per andare dall'Aquila ad Antrodoco, ci stanno le impettate, si chiamano, cioè, per salire, l'Ampietratura, Vigliano, Senta di Corno, eccetera. E lì praticamente li hanno assaliti gli insorgenti di queste zone, Scopito, Preturno, in parte, e gli hanno fatto ricacciare tutto. Poi a Borgoverino proprio si sono riprese tutte le cose. Purtroppo non sono ritornate nei posti dove sono state prese, tutte le acque sandiere, i calici nelle chiese, le croci, le statuelle, quelle di Collemaggio, quelle nelle nicchiette, poi sono finite nelle case delle persone, purtroppo. Il danno è stato gravissimo addirittura c'è una studiosa, una decina di anni fa, Bariciano, perché Bariciano è la parte di Salomone, il generale delle truppe insorgenti, praticamente ha fatto un resoconto delle cose rubate, ha fatto un elenco, una cosa terribile, cioè veramente, perché poi ogni prete denunciava le cose che mancavano nelle chiese, insomma miliardi di argenti, ori, insomma, tutto portato via. Questa è stata la questione. Mi sa che tocca a te, Fernando. Tu ci devi